Con me facevi tanto la preziosa e invece andavi pazzo per i pezzi d'antiquariato, perché anche tu c'è la tana in testa, svergognato. Oh, quando ce vo'. Tu guarda. Possiamo stare tranquilli. Te l'ho detto, Carmen si fida di me, non ci darà alcun problema. Sarà meglio per lei e per te. Filippo piuttosto. Ti prego, Sandra, è tutta la mia vita. Non me lo può togliere. Calmati adesso. Ci sono io con te, ti starò vicino, ti aiuterò, faremo l'impossibile, ma stai sicura di una cosa. Non riuscirà a toglierti Sandro, te lo prometto. Prometto che le farò soltanto un paio di domande. Poi la riaccompagno e così finisce la sua serata. D'accordo? Sei riuscita a rintracciarla? Cosa ha detto? Confermerà il mio alibi? Calmati, sì, sono riuscita a rintracciarla lì nel bar che mi avevi indicato tu. Ah. Soltanto che all'improvviso è arrivata Arletti. Arletti? Sì, proprio mentre stavo per convincerla. L'ha portata via, credo, per interrogarla. Dico, ma lui ti ha riconosciuto, ti ha vista lì? No, sono riuscita a nascondermi. Ma sei sicura, Angela? Sicurissima, sì. Mi dispiace soltanto di non aver avuto più tempo per convincerla. Avrei voluto fare di più, papà, mi dispiace. No, figlia mia, non ti devi preoccupare. Tu già hai fatto tantissimo, eh? E io non lo merito. E adesso? E adesso dobbiamo solo aspettare e augurarci che Tiziana non dica la verità. Altrimenti sono rovinato. Ma tu vedi come sono ridotto. A sperare di essere scagionato da una prostituta. Quindi se, come afferma lei, il tribunale agisce sempre nell'interesse del minore, sarà praticamente impossibile ottenere un rinvio della perizia. Non solo. Il giudice è tenuto a disporla nel più breve tempo possibile. E visto che la signora Palladini in questo momento è in una clinica psichiatrica... Cioè, quindi lei, insomma, mi sta dicendo che praticamente non ci sono speranze per lei? Mi dispiace, ma è così. Non abbiamo nessuno strumento valido per opporci. Possiamo solo sperare nell'esito della perizia. Io purtroppo devo lasciarla, mi aspetta un altro cliente. Sì. Grazie di tutto, avvocato. Di che? Mi tenga aggiornato su eventuali sviluppi. Certo. Arrivederci. Devo pagare 2 amari. Sì, sono 6 euro. E meno male che ti dovevi comprare solo la giacca. Un altro poco svaligiavi il negozio. Effettivamente mi sono lasciato prendere un po' troppo la mano. Ecco, capito? Ah, la cravatta, perché è venuta la cravatta, Però sono contento. Sono contento perché finalmente ho trovato tutti i vestiti della mia taglia con una consulente come te. Senti, visto che si è fatto una cintura, ci vogliamo mangiare un boccone. Sì, io devo dire la verità, un certo appetito ve lo sento. Allora, sai che facciamo? Uno spaghettino shue shue. Sì, vuol dire, senti, se vuoi ti posso dare anche una mano, eh? E perché te la cavi? Non mi risulta. Beh... Teresa, non ti risulta perché tu non mi hai dato l'opportunità di dimostrartelo, ma io modestamente, volendo, cioè voglio dire che non è che sono proprio un cuoco, un cordon bleu, però insomma, anche un dilettante.
Io invece pensavo che la rosticceria sotto da te si stava arricchendo con te. Mi ricordo quando ero piccolo. Zia Sisina, la sorella di mamma. Lei mi ha fatto provare le cose più buone. Pasta e ceci con le tagliatelle, pasta e fagioli con le cozze e poi pasta e patate con la provola. Eppure il saltù di riso. Quello però è un po' più difficile perché è più complicato e ci vuole arte per farlo. Allora una di queste sere ti devo mettere alla prova, eh? Teresa, tu mi devi dire solo quando. Io lo sto aspettando altro. Dimmi solo quando. Cioè, voglio dire, facciamo questo spaghetto, no? Altrimenti che facciamo? La spaghettata di mezzanotte. No, per carità, guarda, che proprio non c'è proprio più l'età per queste cose. L'età. Per te non c'è l'età, io ho l'età. È come se non c'è l'età. Io vicino a te mi sento un ragazzino, guarda. Io farei capodanno con te. Non ho capito. Che... No, niente. Dicevo, passerei tutte le ore con te. Senti, facciamoci allora uno spaghettino a olive e capperi, che dici? Uno spaghetto a olive e capperi è proprio quello che ci vuole. E l'innaffiamo con una bella bottiglia di aglianico. Vino spettacolare. Dico bene, Marcia. Bentornata. Sei ancora sveglio? Sì, ti ho aspettato in piedi. Hai fatto tardi da tua madre. Sì, era angosciatissima e mi ha chiesto di restare un altro po' di più. E tu, da brava figlia premurosa, hai accettato, eh? Franco, che hai? Mi hai preso per un deficiente, eh? Lo so benissimo che non sei stata da tua madre. Ma non importa, non ti preoccupare, non ho nessuna intenzione di farti nessuna predica, Angela. Voglio solo sapere cosa hai fatto, visto che sono stato in pensiero per te. Allora? Franco, mi dispiace, non posso dirtelo. Vuoi dirlo? Cosa hai a dire non puoi? Non posso. Non in questo momento, e comunque tu non c'entri. Certo, non c'entro perché mi hai estromesso dalla tua vita, Angela. Ti chiedo soltanto di aspettare. Aspettare cosa? Angela, io e te abbiamo fatto un patto, ti ricordi? Mi hai fatto giurare che non ci saremmo nascosti mai niente. Adesso io chiedo a te di rispettarlo quel patto. Tieni, acqua e zucchero. Bevi. Allora, come va? Un po' meglio. Mamma mia, che brutta sensazione. È la prima volta che svengo. Ti vedo un po' attesa. Non so, ti vedo preoccupata. Che cosa c'è? No, è solo un po' di stanchezza. Non sono più abituata a lavorare. E tu come stai? Ho saputo che hai lasciato i cantieri. Sto bene. Ho rinunciato all'incarico che ho sempre sognato. Sto benissimo, sì. Scusa, se ci tenevi tanto, perché hai rinunciato? Perché avrei dovuto sottostare a troppi compromessi. Non lo so, sarò stupido, però... preferisco continuare a guardarmi allo specchio senza dovermi vergognare troppo di me stesso. Magari ho sbagliato, per carità. Però secondo me esistono ancora delle cose più importanti dei soldi. Per esempio la dignità. Che bei colori, dai. Bello, bella storia. Cifarillo, per favore, e non toccata la camicia, si rovina. E questi mi è costato qualche euro, no? Mi è costato parecchi euro. La finisco tutto il completo, lo finisco di pagare a dicembre. Per cui non vorrei che si sgualcisse prima. Ma non si sgualcisce. Ma perché si sgualcisce? Per la virtù dello Spirito Santo. Viene così. Anzi, a proposito, voglio vedere come mi sto questa giacca. No. Per la Teresa, che ne dite? Vi sta un amore. No? Perché per vestire questi indumenti ci vuole il fisico, ci vuole lo spirito. Io non è che dico che questa giacchetta non è tanto per voi, ma dovete sapere che bisogna essere... No, voi siete invece un po'... No, siete un po' poco... Ecco, io poi vi considero un po' classico, In che senso, Cefarie? Nel senso classico, serio, di poco pesatura, no? Cioè? A me mi va zuccata. In che senso zuccata? In che senso? Nel senso vietato. Ma voi vi siete mai guardati a casa nello specchio? Dite specchi e legnamo, bella pazienza. Ci farei ma basta, ma avete scucciato questa giacca. Per favore, usate la cortesia.
Lavate questa giacchetta. Piano, 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 che ancora la devo inaugurare. Questa si sgualcisce. Come si sgualcisce? Si sgualcisce. Questa è stoffa buona. Statevi fermo. Voglio vedere se riusciamo a stare un poco tranquilli, in pace. Scusate, sta bollendo da un sacco di tempo. Che faccio? La butto la pasta? Buttate. Ricordate che io mangio perlomeno 200 grammi, eh. Ah, e allora... Ok, buttiamo tutto il mezzo chilo. Sì, 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 sì. Buttiamo tutto il mezzo chilo. Adesso ci mangiamo questa sera. E senti, stasera c'è stato un film con Walter Matthau e Jack Lemmon, i due borbottoni, sta pure Sofia Loren. Ce lo vediamo dopo che abbiamo mangiato. Vabbè, se è una commedia, perché no? Di che tratta questa commedia? Caro Cifarillo, la commedia tratta di due uomini che sono intorno a una donna e che alla fine uno dei due se ne va. Questa commedia che si fa ridere questa... È divertentissima, sta pure Sofia Loren. Ah, sì, molto divertente. Allora vediamocelo, tanto perché se fa ridere il riso fa digerire bene, fa digerire. Speriamo. E lui ti ha esposto a questo rischio? Non è stato lui, sono stata io ad insistere. Papà ha cercato in tutti i modi di farmi cambiare idea. Sì, ma a quanto pare non ci è riuscito. Non capisci che non c'era altra scelta? Non si poteva fare diversamente. Forse tu non ti rendi conto dei guai che potevi passare. E invece mi rendo conto benissimo. Se ti beccava Arletti, con quella lì, in commissariato, portava te. Io non ci posso credere, parli proprio tu. Quando mai te ne è fregato a te dei pericoli? Quando hai creduto in qualcosa sei andato fino in fondo, sbaglio? Sì, è vero. E con questo? E con questo per una volta è toccato a me. Ho aiutato mio padre, qual è il problema? Devi essere sempre solo tu l'eroe. Senti, il problema... Qual è il problema? Dillo che si tratta di mio padre, non ti va giù. Ti ha sempre trattato male, allora tu finalmente, adesso che lui è nei casini, ti puoi prendere la tua rivincita. No, ma è bellissima, signora. Ma dove vate? È mica il mio compleanno. Ma su, è una sciocchezza, Carmen. E poi se non ci trattiamo bene tra di noi, mi dici che ci tratta bene, eh? Grazie. Appena c'ho l'occasione mi faccio un trucco esagerato, così le faccio schiattare alle mie amiche. Senti, prima avevo visto che parlavi con Filippo. Cos'è, passato a salutarti? No, è venuto per fatti suoi. Ah, lo sapete che poi sono svenuta? Cosa? Sì, è la prima volta che mi capita. A un certo punto mi girava tutto, come se stavo su una giostra. Se non c'era Filippo che mi acchiappava, io finivo lunga per terra. Dunque ti ha soccorso ed è per questo che eravate così vicini? Sì, è stato molto carino. Mi ha anche dato dell'acqua e zucchero. Beh, allora perché non sfrutti l'occasione per riavvicinarti? Signore, mi ravvicinerei pure. Proprio penso che gli ho fatto troppe cose brutte. No, non me la sento. Filippo non se la merita uno come me. Perché, scusa, tu come saresti? Lo sapete come sono. Per avergli detto una piccola bugia, su. Non era tanto piccola. E poi di bugie gliel'ho dette due. Vabbè, Carmen, uno, due, che conta? Non conta niente. E poi un ragazzo, se ti vuole bene, ti può anche perdonare, sai? A proposito di bugia, ecco l'ultima, ci sono novità. C'ho un ritardo di 5 giorni, però non ho fatto ancora il test, c'ho paura. Ah, beh, fai bene, se non te la senti meglio non farlo, poi è inutile sottoporsi a questo stress. E se poi sono incinta? Beh, a me se non concesso, più tempo passa e più c'è la possibilità che tu ti sia riappacificata con Filippo. E così ti sarà più facile dirglielo, non ti pare? Franco, scusami, io non lo so che cosa mi ha preso, lo sai che non penso veramente alle cose che ho detto. Se l'hai detto, evidentemente le pensi. Ma credimi, io non so neanche da dove mi sono uscite. Che fai? Esco. Franco, dove stai andando? Lasciami perdere. Forse è meglio che me ne vado, perché la situazione potrebbe solo peggiorare, mi conosci. Sì, ma dove vai? Non lo so, devo andare via da qui. Ho bisogno di stare da solo. Ah, e tuo padre finalmente ci è riuscito a farci separare. Uè, caro Tello, facciamo le ore piccole, eh? Ciao. Ciao, Franco. Ciao. Che mi dici? Sì. Vabbè, si vede che non è serata. Allora, mica siamo tutti quanti fortunati come te che ci facciamo la cenetta con la fidanzata, eh? Ehi, meglio che ci siamo zitti. Ma che cosa? Ma lasciamo perdere, va? Oggi siamo tutti quanti un po' nervosetti.
Invece tu sei bello, allegro, pimpante, stai arzillo, perché che è andato bene il servizio, bravo, bravo. Veramente mi sono un po' aiutato con i caffè, visto che sto da stamattina per strada, non è stato facile. Invece a te, quanto pare, ci sono problemi con Teresa, sì? Quello è un libro di matematica, pieno di problemi, ogni passo un intoppo. Ma ti apporto un po' di pazienza, su. Ma che pazienza? E quello una volta è il problema di Silvia, e un'altra volta c'è Rossella. Ma è uscito in mezzo Gennaro Cifariello. Ma è mai possibile che l'ultimo truffaldino, l'ultimo fesso arrivato, sta prima di me? E non è possibile. No, non ti calmi un po' e mi spieghi bene quello che è successo. Ma che ti devo spiegare, Guido? Qua non c'è niente da spiegare. Qua o le cose cambiano seriamente, oppure io me ne vado. Non ce la faccio più. Proprio finisce. Non ce la faccio più. Per fortuna che sei tu. Allora, hai parlato con l'avvocato? Abbiamo qualche speranza? Senti, prima di tutto come stai? Come sto? Io sto bene, ma ti prego, dimmi dell'avvocato. Ele mi ha detto che per il momento non possiamo fare niente. Come niente? Come niente? Non possiamo neanche rinviare la perizia? Per come stanno le cose è anche probabile che il tribunale affidi Sandro a mio padre. No, è assurdo. No, è assurdo, non mi possono fare questo. Io me ne devo andare da qui, glielo devo impedire. Aspetta, se lasci la clinica adesso, contro il parere dei medici, peggiorerai soltanto la situazione. Il giudice penserà che non vuoi curarti. E allora che cosa devo fare? Devo stare qui aspettando che mi portano via mio figlio? No, devi stare calma. Agitarsi non aiuta. Dobbiamo restare lucidi. Filippo, io non posso perdere Sandro. Ele, non lo perderai. Se fai come ti dico io, vedrai che non lo perderai. Allora, dovrai affrontare la perizia. Lo so che sarà dura, ma hai già fatto tanti passi avanti. Anzi, te lo dico, da qualche giorno ti vedo veramente molto meglio. E se dovessi crollare? Non crollerai. Il pensiero di Sandro ti aiuterà a essere forte. E dimostrerai che sei guarita. Vedrai, Ele, ce la farai. Ammetticela tutta. Perché è l'unica possibilità che abbiamo. Vieni, vieni, ma quale disturbo? A che cosa devo l'onore? A che devi? Per caso c'è un poco di colla, mi serve per il modellino del galeone. Sì, certo, lo vuoi un goccio di caffè? No, grazie, già ne ho presi abbastanza. Vabbè, dai, non mi offendere, l'ho fatto fresco fresco, un goccio gocci, eh. Vabbè, come si fa a dire di no? Grazie. Allora... Buono, direi ottimo, complimenti. Tutto bene, Guido? Tutto bene, perché? Non lo so, ti vedo un tantinello stressato. No, quello è il lavoro sempre, non ce la faccio più. Guarda, appena avrò 24 ore me le farò tutte di filato a dormire. Vabbè, se lo dici tu. Che cosa mi avevi chiesto? La colla. Ah, sì, hai ragione, deve stare là. Tere, ieri rientrando ho incontrato Otello. Ah, sì? Mi ha detto che nonno Cifarello ha fatto da terzo incomodo. Oh, ma sta qua? Trovata! Sta qua? No, ma non sta qua. Ma nemmeno ieri sera avrebbe dovuto stare. Comunque, tutto sommato, è stata una bella serata. Quindi la convivenza non ti pesa? Ma no, dai. Mi fanno compagnia, sono delle brave persone. Pure il nonno? E quello è spassosissimo. Senti, la verità è che mi sono affezionata io a questi due. E il solo pensiero che se ne vanno, sapessi come mi intristisce. Il fatto è che la solitudine non è una bella cosa. Finisce con l'inaridirti. Tre, non dire niente più. Ho capito tutto. Pronto? Matilde, sei tu? Cosa? Vuoi ripetere, per favore?
Tiziana ha confermato il mio alibi. Ah. Allora sono salvo. Venga qua. No, grazie. Offre la ditta. Jamai, già ne ho presi abbastanza, non posso. Vabbè, uno in più, uno in meno, che fa? È uno in più, uno in meno, questo sarà il quarto, sarà. Non lo distrarre. Allora, che stai dicendo? Spiegati meglio. Ma meglio di così, ma che devo dire più? Se vuoi sapere qual è la verità? Che per te le donne sono troppo furbe. Loro sono furbe e tu sei un enigma. Io non ho capito, spiegati meglio. Gesù, ma meglio di così, ma che ti devo dire? Ma secondo te perché Teresa è venuta a fare questo discorso sulla paura di restare da sola, sulla convivenza, proprio a me? Cioè, non ci arrivi? Non ci arrivo, Guido, non ci arrivo. È venuta a fare questo discorso a me perché sono amico tuo e secondo te a chi era destinato il messaggio? Ma lo vuoi dire più chiaramente? Dimmelo tu. Guarda, tu mi fai usci pazzi, piglia la pistola e mi sparo un colpo alle tempie. No, te lo era destinato a te. A me in che senso, San Giovanni Benedetto? Ma che senso è senso? Te era destinato a te. Teresa muore dalla voglia di andare a vivere con te. Ah. Vuoi vivere con me in quanto Otello testa, proprio con me? Sì, Otello, però ti devi muovere, devi aprire gli occhi, capì? È il momento di agire questo, vai! Ah! Buongiorno! Ciao, Carmen! Come vai da queste parti? Sto andando a trovare mia zia. Se non vengo io, quella quando si muove. Vabbè, ma quella c'ha un sacco da fare. D'altra parte occuparsi di una casa intera, ma tu non hai idea. E tu sai che significa, eh? Come no? Sandrino! Amore, ciao, sta dormendo. Quanto è bello, Madonna. Sembra che più cresce più somiglia alla mamma, eh? Davvero? Sì. Ci ho fatto caso. Salve. Ciao, Filippo. Ciao. Lo vedi? L'ho portata la spesa con me. Ah, Filippo, stai venendo dalla clinica? Sì, sono passato a trovare Eleonora. E come sta? Che ne pensi? Purtroppo non bene. E poi in questo periodo le manca Sandro da morire. Ma pure a lui, sai. Povera creatura, guarda. Gli manca la mamma, sai, proprio adesso che ne avrebbe tanto bisogno. Comunque, che cosa vuoi fare? Tu cerca di stargli più vicino che puoi. Ma certo, me lo sono portato pure alla spesa. Hai visto, sei stancato, sta dormendo, quanto è bello. Ma la mamma è sempre la mamma. Sì. Purtroppo non ci dà molte speranze. Dipende tutto dall'esito della perizia. Se dovesse andare male, purtroppo per Eleonora sarebbe la fine. Ciao. Ciao. C'è ancora un po' di caffè? Credo di sì. Ho appena finito di parlare con mio padre. Per favore, Angela, non ricominciamo. Non ho voglia di litigare, volevo soltanto darti una buona notizia. Vabbè, sentiamo, dai, dimmi questa notizia. Quella donna ha confermato di aver passato la notte con lui. Beh, mi fa piacere. Spero che questa storia finisca presto. Ma perché fai così? Così come? Per quanto ancora me la devi far pesare? Ieri ho esagerato, ma credo di averti anche detto scusa. Ho capito. Tu non credi nell'innocenza di mio padre. Tanto quello che penso io non ha importanza. E invece ne hai come, perché stiamo parlando di mio padre e quindi di me. Io non lo so se tuo padre è innocente o no, ok? Ma l'alibi falso, tutte le bugie che hai raccontato fanno pensare che non lo sia. E questo lo sai anche tu. Non ti sfiora nemmeno l'idea che lui si sia comportato così soltanto perché era in difficoltà? Perché si è sentito incastrato? Io spero di sì. Soprattutto per te. Vado in officina, è tardi. Passeggino più veloce del mondo. Dai, facciamo un pit stop, se no sudiamo troppo. Lasciano andare. È l'ora della pappa. Adesso me lo porto prima che si innervosisce. Arrivederci, ragazzi. Che piacere avervi visto. Ciao. Ciao. Va meglio rispetto a ieri. Hai ripreso un po' di colore. Sì, sì. Infatti mi sento molto meglio. Vabbè, io vado. Riguardati, eh. Filippo. Che c'è? Dimmi.
ce la faccio più. Non me lo posso più tenere questo mattone sullo stomaco. Ti devo dire tutto.